Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, nuovo episodio della nostra partita con la Persia in Europa Universalis 4. Siamo in guerra con gli ottomani. Prima di far pace con loro, però dobbiamo mandare fuori dalla guerra un po' di gentaglia. Qua andiamo ad accettare per una delle ultime volte questa scuola, almeno siamo più overpower un'altra volta. Stiamo per mandare fuori la Francia, stiamo anche per mandare fuori Tlemcen una volta per tutte. Chi è che è incazzato? Non so neanche dove tu sia, non mi interessa. Chi è questo? Legalismo o misticismo? Legalismo. 95. Devo fare tech? No. Questa è una cosa da controllare che non ho fatto l'ultima volta. Guadagniamo davvero un sacco di soldi. Stavo pensando, visto che ho punti e voglio costruire università dovunque, facciamo così, così le paghiamo di meno. 241. Allora iniziamo a fare per zone, perché finora le ho costruite letteralmente a caso e non è cosa buona e giusta. Facciamo nei territori, cioè negli states. Ok, qua l'Egitto è fatto. Questo è fatto e adesso non ho più soldi. Va bene, ah, sono già tornati. Ok, mercantilismo. Visto che non abbiamo colonie, va anche abbastanza bene. Ah, lo sapevate, ragazzi, che c'è qualcuno che sta colonizzando in Cina? Gli ottomani hanno le idee esplorative, anzi, espansive, penso. No, exploration proprio. Vabbè. Allora, ulema, emiri, nessuno dei due. Potremmo far perdere ad entrambi un po' di influenza. Trentasei, trentacinque, va benissimo. Kef. Vediamo se queste vogliono già fare pace bianca. Abbiamo preso un forte. No, non ancora. Vabbè, a sto punto allora ti vado a prendere Tunisi. Ci sono i François. Con un generale a 3 stelle, attenzione. In teoria, se io non potevo andare, neanche tu puoi passare. Quindi sarei lì a girare come un pazzo. Qua in France, come va? Va bene. Prima di prendere tutta questa parte, che è quella ricca. Ok, la capitale francese è caduta. Non ho il minimo interesse a stare in guerra con te più del dovuto. Però, anche qui, se non vuoi far pace, che cacchio devo farci io? Ti stiamo conquistando tutto qua. No, va di qui. Queste qua sono le truppe di Vajenadar. E niente, scappiamo. Se non me le distruggi tutte. Niente, quelle di Vajenadar. Rimandata. No, fermi tutti. Tu stai ancora facendo così. Non ci sono ribelli nei miei territori, no. Nei territori loro, però. Dai, non voglio far esplodere gli ottomani, se no diventa davvero troppo semplice sta partita, cioè dai. Quanto è ancora no? Ma è possibile? Devo combattere i ribelli di Burgundy?
Dai. Ce l'hai educati, eh? Mi dai questi ducati. Cancelliamo qua. Ah! Andiamo a riprenderci questa. Dai, su. No, non The Fair War. Vediamo quanti ducati mi vuoi dare. Ora purtroppo... No, posso far pace subito. Facciamo pace subito. E al diavolo... Sti cacchio di ottomani. Io ero a posto quasi. Non è più il difensore della fede sunnita. Questo qua ora se ne va prima che mi attacchi a dirne. Perfetto. Ora magari gli ottomani implodono. Abbiamo un missionario in più per la conquista di Gerusalemme. Aumenta il prestigio. Perfetto. Allora, volendo posso rilasciare la Grecia, vero? Penso. Nepal, Siria, Hijaz. Qua sono in ordine di zona, di quando sono stati creati, in ordine di tag. Come cacchio faccio a saperlo? Io volevo rilasciare la Grecia. Non mi sembra ci sia, ragazzi. Sto leggendo 800 volte. No, non vedo niente. 29 province Rassid, Shampur, Nepal, Ursangali. No, non c'è la Grecia, pazienza. Ok. Allora, adesso noi abbiamo qui il 60%. Le mie truppe in questa zona vengono qui, nel sud. Va bene, qua abbiamo fatto un bel groviera. Qua alla fine ho cambiato pace, però Gerusalemme mi va bene. Qua era 68, allora, visto che siete già scontenti, continuiamo con la nostra missione qui. Ce la facciamo? Sì. Poi qua lo facciamo dopo. Primi territori miei. Sotto che tocca. Allora, abbiamo detto che devo dare un po' di roba a sti emiri qui. Ti do dirne 11%. E a te do, continuo a darti questi 16%. Sono tutti felici. Glass, Diplomatic Tech, Lucknow. Vacci su tu. La Francia è difensore della fede cattolica, tu ti stai spostando di là, invece stai qui dove puoi starci. E voi vi piazzate qui, qui, qui e qui. Ok, ho preso anche questo forte. Sì, qua fa un po' schifo il confine, ma va bene, dai.
Chi ha vinto? Tu o lui? Boh, qua continuano a scambiarsi territori. Ora è stata Madrid, una merce di scambio. Tratta Andalusia, dove Tlemcen l'ha sempre battuto in Africa, ma il Marocco ha sempre vinto dall'altra parte. Sì, dai, dichiariamo guerra a questi africani. Anche tu devi far parte del nostro gruppo di vendetta suprema. Vieni qui, questi li teniamo in questo punto. Posso reclutare un nuovo esercito probabilmente. Esattamente, mi servono i soldi però. Leon, not enough manpower. Missing restraint, no, vieni qui. Wow! Però... Ah, se deve essere un centro di qualcosa. No, non è Vajayanagar. È uno di questi. Questo qua. È un religious center. Ah. Religious Center, no, non posso fare praticamente niente. Tu non passi, brutto francese. Quanto pare abbiamo battuto dei nativi. Interessante. Guadagniamo 181. Mi sembra un bel po'. Finita la tregua con Tripoli. Garantito da Tlemcen, alleato con Songhai e Karo M. Si devo finire in guerra con tutta l'Africa qua. Per espandermi. Faremo anche questo. Intanto qua, idee di espansione secondo me. Sono queste carovane, poverine, vengono attaccate dai leoni. Ho le truppe pronte? Sì. Allora, io posso attaccare te che sei alleato con Randa e Kilva. E tu sei alleato con Ranva e quell'altro. Quindi io posso attaccare anche te e mettere lui belligerante. Mettiamo co-belligerante lui e Ranva. Qual è Ranva? Non è questo. Ranva non lo vedo, Ranva non lo mettiamo come belligerante, tanto non potrò di certo conquistare robe lui. Ah, però quello è solo un conquest. Qui invece posso fare un show questo qui. Attenzione che qua potrebbero avere una flotta interessante però, eh. Hanno quattro navi pesanti di Kiva. Go at home at war. Finita la tregua con dei Viet. Tecnologia. Ah, 45. Vedi, non fa così schifo. Per cento,
Prima che dovrò fare la pace separata con Kilo mi costerà punti diplomatici, pazienza. Ciao, abbiamo finito anche questo, in questa era tutto. Wonderful! Ah, la caccia. Ehi, quanto è veloce! Mamma mia, oh! Che siamo riusciti a prenderlo. Perché scappare qua? Dan. Andiamo a scendere. 71% da quella parte. Questi si sono conquistati un bel po' di roba comunque. Andiamo avanti due province alla volta. Ottimo, anche qua. Tre province alla volta. Oh, iniziano a farsi vedere. University, allora, facciamo qua. Poi vedete, ci siamo sfigati, non ci arriva un cacchio. Sì, in montagna, perché noi siamo senza futuro, ma insomma. Senza futuro. Non andrai a nord con i tuoi eserciti del sud. Allora, a te potrei chiedere. Potremmo andare anche in Madagascar. Potremmo andare anche di là. Qua l'oro dove sta? Qui. Vediamo se riusciamo ad arrivare fino in fondo. Potremmo chiederti una roba del genere. Cioè proprio ti ammazziamo. Spendo volentierissimo questi punti. Ottomani, Kilo, eccetera. Comunque te penso che ti annetterò adesso. Sì, ti annetterò. Questo volevo creare la Grecia. O Bisanzio, no, non ci sono più corda da nessuna parte qua di niente. Ah, che pirla, la Grecia c'era ma nella regione di fianco. Vabbè, lo faremo per la prossima volta. Anche perché sottomettere la Grecia come Persia è una di quelle cose che fa arrossire tutti, come da sta parte. Sì, ma non potrò mai chiederti il 100% perché non ho navi da trasporto per ora. Allora, come fai? Protect trade in Ceylon. Invece ovviamente te scompari dalle mappe.
Allora, vediamo, perché io potrei dare quasi tutto ad Arar, sta parte qua, 40%. E poi Kilva, questo qua 77, questo qua lo potrei prendere per me. Propagate Religion Policy? Ah, perché ora ho vinto il 50% perché ci ho messo le navi. Ma, sì. No, no, lascia questo. Voglio più soldi. Quindi ho un mercante in più. No, perché deve, arriva. Cioè, calcola quello territoriale. Quanti anni sono avanti? Generale decente. Anche sta guerra potremmo farla un pochino più rapidamente, dividendo le varie cose qua. Ruanda. Cacchio, è grande la Ruanda. Ah. Ci posso entrare? Sì, andiamo a scoprire la Ruanda, ragazzi. Sotto chi tocca questi ruandesi. E poi andiamo a caccia di africani. A caccia di africani. Cioè, vediamo di aumentare un po' anche gli introiti. Allora, questo qua non l'ho fatto ancora da nessuna parte, ma dovrebbe darmi un pochino di roba. Perfetto, basta. Ah, perché la gran muschietta. È questa qua che bisogna farlo. Iniziamo a farlo così. E poi lo potenzierò dopo. Però già qua sono un sacco di soldi. 1036. A posto. Prendilo. Africano, torna nel sud. Diplomatic Reputation più 2. Pensavo fosse solo più 1 l'avorio. Cioè, mi ricordavo ovviamente io male. Dai, non andare a Zanzibar. Maledetto. Vabbè, ti tengo lì io nascosto. Dove sono tutte le mie truppe? Un po' lì. Non ne avevo 4 di eserciti in sta zona. 1, 2, 3, 4. Ah, ho finito il manpower. Ah, perché ho detto, cavolo, questo qua non è pieno. Pensavo fosse qualcosa di smezzato. No, vai via. Perdi un botto di manpower, sì. Tanto siamo già a zero, quindi non cambia niente. Ruanda che si mena con quelli là. Allora, una pace del genere non me la darei mai. Però posso eliminare la maggior parte delle tue coste. Dai, almeno fin qui. Possiamo andare a quel paese questi. Quindi non sono più sposato con lui. Questa è un'ottima notizia per noi.
Mi dai pure le war reps. Sciambola. Allora, 10 punti di prestigio. Dovrebbe essere un po' di più. Allora, Ruanda. Ma tu hai le idee difensive? Mamma mia, mi stai consumando proprio. Offensive? Non hai le idee difensive? Perché sto consumando? No, basta, ce la dai. Che fatica. Cioè, se facciamo cadere quel forte, poi mi servono i trasporti. Li sto anche facendo. No, ce l'abbiamo fatta. ...66... Dai, questo qua è accettabile circa. Questo è accettabile. Giappone dichiara guerra a quell'altro. No, qua c'è un casino, perché gli eserciti sono divisi così. Tu devi stare su con questo. Convertiamo. C'è più niente da convertire. Ah, accetti adesso, eh? Questo? Cioè, chiudiamola così. Chiudiamola così e basta. Questo è il 50% di ore estensione. Ah, tra l'altro mi ha dato direttamente il core. Conquer Fezzan. Fezzan è... qui. Va bene. Quindi solo il 40. Posso conquistare tutto per me. Infatti non sono overesteso al massimo, perché qua mi avrei dato già i territori. Ah, solo su Mombosa, ma comunque era una zona bella ricca. Te l'ho chiesto questo, vero? Sì, ora è bandiera nera. Pa, 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 pa. Allora, tutti questi territori qui vanno dentro la nuova Trick Companies. Però adesso abbiamo il controllo completo di qua. Ci sono un po' di inglesi ancora, però vabbè. E poi dovremmo avere un po' di potere anche qui. Dobbiamo cacciare via inglesi e francesi. Cioè, che cacchio vogliono dal mio oceano indiano? È mio. Comunque tu hai fatto il tuo tempo, quindi annex vassals. Perfetto. E non so se dichiarare guerra a questi o meno. Però dai, ci salutiamo qua. Nel prossimo episodio vediamo cosa fare. Devo chiedere punti agli States, ma ho troppi punti da parte, tra le altre cose. Adesso qua di sicuro riusciamo a fare una nuova Trick Companies. Annettiamo questo. Sì, dai, una cosa interessante. Tutte ste robette qua le voglio per me. Quindi una guerra all'Inghilterra la dobbiamo per forza di cose fare. Occupato da Jolof. Questo è Francia occupato da Jolof. Dai, va bene, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.